grazie a questo nuovo impianto diventeremo la città più teleriscaldata d'Italia, con questi nuovi 150.000 allacci che potranno essere garantiti grazie alla realizzazione di questo nuovo impianto di cogenerazione. Noi estenderemo la rete di teleriscaldamento e arriveremo a fornire acqua calda a più di 550.000 cittadini torinesi. Questo impianto alimenterà una volumetria edificata di circa 15 milioni di metri cubi e la popolazione corrispondente di circa 150.000 abitanti. Con questo progetto, che nei fatti si conclude il prossimo anno perché non abbiamo potuto effettuare tutti gli allacciamenti corrispondenti ai contratti che abbiamo già sottoscritto, perché abbiamo già creato disagi alla popolazione, non potevamo eccedere, quindi una parte l'abbiamo allacciata nel corso del 2011, la rimanente parte l'allacceremo nel corso del 2012. Il vantaggio principale è un vantaggio ambientale. A ogni metro cubo in più teleriscaldato per la nostra città corrisponde qualche caldaia, qualche centrale termica in meno e di conseguenza minori emissioni in atmosfera di ossidi di azoto e soprattutto di polveri sottili, che sono il primo nemico contro il quale siamo tutti impegnati nel combattere. Credo che il grandissimo lavoro che ha fatto IREN e anche la rapidità con cui l'ha fatto, consentendoci già in questa stagione di cominciare a servire le prime utenze, sia un segno che dove esiste una pianificazione chiara e una forte volontà industriale sostenuta dalla politica è possibile costruire anche impianti molto complessi di assoluta eccellenza come questo in tempi compatibili. La città più teleriscaldata d'Europa. L'obiettivo è completare sull'intera città il teleriscaldamento in un arco temporale molto breve e dal prossimo anno cominciare a utilizzare su questa rete d'estate anche il telerinfrescamento per i mesi estivi, in ragione tale da offrire ai cittadini un servizio completo, efficace e moderno e a costi di bolletta anche più bassi. Per quanto riguarda questo impianto ci siamo occupati della parte impiantistica, abbiamo fatto tutta la parte di progettazione, fornitura e il montaggio di tutti, direi, gli elementi che hanno collegato questi grossi componenti che vedete qui a livello di caldaia, turbina a gas, turbina a vapore.